Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Pokémon Platino, parte numero 20 di recupero, diciamo, perché non avendola trovata l'ho dovuta rifare. Se vi ricordate, per colpa del PC che ho anche riformattato, poi mi sono detto, beh, mi è andata di straculo, visto che posso rifare Platino, ritornare qua, al punto in cui avevo 5 medaglie, dovevo andare da Giubilopoli verso maledetto Tentacle. Dicevo, da Giubilopoli verso Canalipoli. E che palle con sti Tentacle che ricordano Squiddy. Non so, almeno a me ricordano Squiddy. Squiddy Tentacle. Vabbè, intanto c'è questo pescione, serpente marino. No, vabbè, basta. Basta brutti sensi. Ok, mandiamo adesso in campo la nostra Roserade, famosa youtuber che chissà dove è finita. È 8 mesi, 9 mesi che non fa niente. Non vorrei che avesse abbandonato il tubo. E vabbè, insomma, speriamo di no, dai. Intanto sconfiggiamo questi sfigati. Fiale punte tolgo e impara petalo danza. Ok. E adesso Gabite, vieni e spaccagli il culo. A merda. Bene bene, battuti tutti. E adesso mettiamo in campo Vaporeon. Magari. Che è quello che ho fatto di meno finora, perché chissà, è stata dura allenarlo. Ma con Ferruccio si rifarà dopo. Se vi ricordate bene, Ferruccio l'abbiamo fatto con Lilly. E infatti la parte 21 la vedrete apposta con lei. Anzi, non apposta, per l'appunto volevo dire. Ok, il dizionario di Jolly ancora è da correggere. Ruota fuoco Magnemite. Tiè, muori bruciato. Ok, qui ci sono delle bacche. Bene, adesso posso anche smettere di fare così, velocizzare. Qui c'è il padre di Lucinda, vero? Vero? Eccolo lì. Lo sapevo io. Ok, ci aggiorna il Pokédex in modo che possiamo vedere le differenze tra maschio e femmina, Shellos dell'est, dell'ovest, eccetera eccetera. Insomma, possiamo vedere forme alternative dei tipetti che incontriamo. Allora, là c'è Barry che vuole sfidarci, ma dovrà aspettare. Prima devo trovarne MT. No, questo è l'elimina mosse. Sappiatelo ragazzi, si va qui dentro se volete dimenticare MN. E questa qua ci dovrebbe dare baratto. Ok, e adesso siccome c'è Barry, nel mio caso Mike il rompipalle, Mike il rompicoglioni, eccolo lì. Ma mi lasciassimo in pace? Era troppo chiedere.
vabbè, se vuoi proprio farti ammazzare tutti quanti, ok, non hai da chiedere, non hai che da chiedere. Scintilla. Ok, si uccide con riduttore, molto intelligente direi. Vai Vaporeon, surfa a più non posso. Ok, ha detto Roserade, vero? Esatto. Però muore. Poverino. Hai fatto tanto allenamento, mi sa, per niente. Ma sei un... Ok. Sto per dire, ma sei un bastardo, ma... Non ce n'è stato bisogno. Il biondone se n'è andato. E possiamo andarcene? Ok. Direi di sì, dai. Surfiamo! Ale! Per trovarla, MT-89, retromarcia. Bene, bene. Ok, Vaporeon ha bisogno... No, non lui, Infernape, scusate. Ha bisogno un attimo di latte Mumu. Tieni. La scimmia più simpatica del mondo. Chi è? Chi è? È Infernape. Bene, saliamo a bordo con questo marinaio. Fa tanto l'abbraccio di ferro. Non so perché. Ok, siamo arrivati. Bene. Iniziamo con un pezzo stella. Qui c'è uno che ci aspetta. È Marisio. Wow, che bel nome che hai. MN4 forza ci dà. Ok, sarà molto utile. Lui va dentro ad allenarci e lo seguiamo, direi. Sì, siamo dei maledetti stalker. Quindi, ok. Non dovremmo seguirlo, però... Joey non ha un cazzo da fare, lo segue. Yeah! Viva lo stalking. Ok. Però prima voglio insegnare palla ombra. Prendi. Oggi è un gran giorno, caro Vaporeon. Infatti attacco speciale adesso permetterà di fare un casino di danni. Lo assicuro a tutti che è così. Bene, bene, sconfitto. Come al solito vi lascio le lotte velocizzate, come facevo sempre. Tanto se ci metto 2 secondi non è mica un problema. E se dura tantissimo, forse. Ok, questa qua me la ricordo. Questa furbetta a Raichu. Vero? Non è vero? Eccolo qua. Volevi trollarmi. E invece no. Chissà perché oggi ho una memoria infinita. Là c'era un altro strumento.
Allora, andiamo a prenderlo. Se riuscisse a passare, magari. Ah, ok. Fune di fuga. Ok. Di qua e poi di qua. Poi a destra. Facciamo di nuovo allenare Vaporeon contro questi minatori. Ma sì. Bene, non era niente di che, nessuno, insomma. Allora, no, non ci sta nada. Questo è un altro che vuole farsi sconfiggere? Mi sa di sì. Stilix, grosso errore. Ok, abbiamo anche coda d'acciaio. Perfetto. Pezzo stella invisibile. E allè. Scusate se l'anno scorso, quando l'avevo fatta, avevo un po' male alla lingua e forse per quello si sentiva qualcosa che non dovevate sentire. Tipo sentivate. Ecco, era per quello, insomma. Avevo una cosa che mi dava problemi a parlare. Ho cercato lo stesso di parlare come potevo quell'anno lì. E intanto ci uniamo a Marisio per fare lotte in doppio. Marisio, mi spiace, ma dobbiamo surfare. E mi sa che ti uccidiamo. Il tuo Lucario. Bene, Lucario è morto, ma mi spiace. Insomma, non si poteva fare a meno. Visto che Hydro Pulsar sarebbe una mossa molto carina che non può ucciderlo, però non l'ho trovata, diciamo. Ok, ora basta, però. Avete rotto il cazzo. Ok, lavoratori. Loro vincono con Geodude. Pensano di vincere con Geodude e Magnemite. Bravi, eh. Che premio volete per quel il povero illuso 2015? Se volete c'è il premio per il povero illuso 2015. Quello che davvero pensavo di vincere così. Con tizi così deboli. Oh. Ed ecco qua. Per farvi capire che non ci vuole niente, congeliamo Geodude. Anche se è efficace per due, ma chi se ne frega. È solo per farli mettere in ridicolo. Comunque sia, ragazzi, spero apprezziate il mio sforzo perché non volevo lasciare dei, tra virgolette, gap, nel senso spazi vuoti. Sì, perché poi uno va a vedere magari, che ne so, io che sconfiggo Cyrus Memoride, aspetta la 19ª parte e si vede anche quella extra. Però la 20ª non c'è, dove faccio l'isola ferrosa, eccetera, eccetera. Quindi, anche se non ho il file, ho voluto, perché sono bravo e di buon'anima, rimetterla, anzi, e riprodurla.
terremoto, terremoto e terremoto. Ok, su di lui facciamo un drag artigli. Ah, e lui ha fatto ferro artigli. Bene, bene. Molto bene, direi. Rimettiamo Vaporeon. Ok. Mi ricordo sempre che questo Lopunny era tremendo. Boia che strage. Ok, palla ombra. È andato ironicamente dove doveva andare. Volevo mandarlo contro l'altro, invece ha colpito me, diciamo, per fortuna. Raggio Aurora. Bene. E adesso per ultimo mandiamo... Chi mandiamo? Vediamo. No, mettiamo un Gabite allora. Eccoli qua, questi motherfuckers. E lo dico in americano perché fa più figo. Allora, direi un bel dragartigli. Così i galattici capiscono con chi hanno a che fare. Magari. Se non sono troppo ritardati. Ah, fossa. Vediamo. Ok, al posto di Terrempesta. Comunque ragazzi, ve lo ripeterò. Perché chi è duro di comprendonio, non troverete tutto uguale nella 21esima parte, quindi tranquilli, la sto facendo nell'anno 2015, mentre Platino l'avevo fatta nel 2014. 1, 2, dovreste vedere che ho la voce diversa. 3, c'è uno che rompe i coglioni. Ok. E 4... Cosa posso dire di 4? Ah, ecco. Il PC adesso permette di fare tutto più velocemente, quindi... Una volta era più debole. Dai, l'avrete capito che è una parte che faccio adesso. Agosto 2015. Intanto dove cavolo è quello strumento che ci segnano? Ok, è qua. Bene, bene. C'è altro? No, non c'è altro. Ok, ragazzi. E così potete seguire la guida. Così che effettivamente nella 21 dico cosa ho fatto in questa. Ed effettivamente questa c'è. Senza tralasciare spazi, senza tralasciare niente. Adesso andiamo però nel centro medico, che ce n'è veramente bisogno. Qui c'è un chitarrista. Chissà cosa vuole. Ma vabbè. Ragazzi, la parte 20 è terminata. Io vi rimando alla playlist, insomma, sì, perché ormai era finita la guida. A parte per l'episodio finale, che non so perché dopo mi sono accorto che YouTube l'ha tagliato un pochino. Devo rifare anche quello, però tranquilli, la playlist pian piano la sto ricostruendo, ecco. Voi nel frattempo seguite quello, Platino, e anche Bianco se vi interessa. Votate, commentate, iscrivetevi e attendete nuove parti.